Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi affronteremo una nuova tematica, cioè la realizzazione di una pala eolica a forma di chiocciola di Archimede. Mi è stata chiesta perché deve essere realizzata tramite la stampante 3D e come tale ho già provveduto alla realizzazione di quello che dovremmo ottenere e adesso vi faccio vedere con pochi passaggi la sua realizzazione. Procediamo sempre con il nostro software Design Spark Mechanical e affrontiamo praticamente apriamo un nuovo disegno. Comparirà sempre la nostra griglia solita, col tasto vista piano la posizioniamo e la prima cosa da fare è realizzare l'asse, per cui premendo creeremo un asse che diamo dei valori a caso, dovendo realizzare un massimo 25 cm, per cui creiamo 250 mm per una larghezza di 20 mm, per cui 20 mm, e otteniamo questo risultato. A questo punto noi prendiamo la linea retta, ci posizioniamo al centro in alto di quest'asse e tracciamo una linea che abbia un valore di 22 gradi. L'ho calcolato un po' a occhio, per cui è molto relativo questo discorso qua, per cui andiamo su 90 per 112, 112 112 gradi, no, mi ha messo 112 mm, per cui tab, questo lo facciamo 135 mm, ma vi spiego pure perché. Tab 112 gradi, per cui sarebbero 90 più 22, sono 112 gradi. Ok, questa larghezza qui l'ho desunta, anche questo in modo empirico, sapendo che la larghezza della pala è superiore di un decimo più o meno rispetto all'asse. Per cui se l'asse è 2,50, 125 sarebbe la metà e questo l'ho fatto 135, calcolando pure la pendenza, però questo è molto individuale nella realizzazione. Io vi voglio indicare il sistema per realizzare. A questo punto, molto semplicemente, con modalità trascinare, selezioniamo questa linea e diciamo che deve ruotare intorno a quest'asse. Clicchiamo sull'asse, diventa blu e poi a questo punto eseguiamo rivoluzione ad elica. Compare già il passo di 2,50 mm. Adesso noi indicheremo un'altezza. Io lo faccio leggermente un centimetro di meno, per cui faccio 2,40, 2,40. Gli do ok e materialmente si è già determinato questa elica. Adesso noi, sempre in modalità trascinamento, gli diamo uno spessore di 3 mm. Fatto. Ritorniamo sull'asse, clicchiamo sull'asse e gli diciamo di mettersi in modalità sezione. Lui giustamente trova la sua modalità e gli diciamo tasto destro, sposta la griglia. E la facciamo ruotare questa griglia di 90 gradi, che per cui in meno sono 2,70, 2,70. Per cui ecco, noi abbiamo questa situazione qua. Il processo successivo è rastremare
questa pala, perché questa qui diventa una pala, un altro po' sembra di una turbina, di una nave. Invece, quello che dobbiamo ottenere noi è la chiocciola di Archimede. Per cui dobbiamo togliere una parte di questo. Come facciamo? Lo facciamo creando una specie di vela, una superficie, no? Che facendolo ruotare tutto intorno mi va a togliere la parte in più. Per cui partiamo con ci mettiamo in questa posizione qua, passiamo attraverso questa, creiamo una grossa vela che possa comprendere anche la pala che teoricamente passa di qua, ma che noi non vediamo in questo momento, e realizzata la vela, adesso passiamo sempre con trascinamento. Vedete che io l'ho fatta, ma forse riesco a prenderla lo stesso. Facciamo un tentativo, vediamo. La selezioniamo. A questo punto gli diciamo ruota intorno a quest'asse. Premiamo il negativo che indica taglia e poi premiamo esegui la rivoluzione completa di 360. Lui sta facendo il taglio. Ecco fatto. E siamo andati bene, ci ha tolto tutto quello che ci interessava. A questo punto stendiamo la prima pala. Prima e unica, perché poi dopo non facciamo altro che copiare il tutto. Selezioniamo questo spigolo e CTRL Z, selezioniamo spigolo, questa modalità qui, e sempre la stessa. Scusate, era questo. Non vuole arrotondarsi? Quar 40, mettiamo. Ecco, arrotondata a 40. Bastava ingrandire un pochettino di più ed era più semplice. Ok, a questo punto noi dobbiamo replicare questo solido, per cui lo evidenziamo, ci posizioniamo su sposta e gli diciamo, premendo la freccia per la rotazione e tenendo premuto il tasto CTRL, noi gli facciamo fare una rotazione di 120 gradi, per cui 120, e visto che è ancora evidenziato, sempre premendo il tasto CTRL, facciamo gli altri 120 gradi. 120 gradi. Abbiamo ottenuto quello che vogliamo. A questo punto possiamo realizzare pure. Ah no, vedete, noi abbiamo praticamente tre solidi, per cui li evidenziamo tutte e tre e gli diciamo combina. Lui combina materialmente e premendo selezione noi abbiamo ottenuto un solo solido. A questo punto, evidenziando questo qui, gli diciamo crea. Svuota non 1 mm ma 4 mm. Altrettanto facciamo da quest'altra parte. Abbiamo svuotato i 4 mm. Il lavoro materialmente è fatto. Adesso visualizza
si evidenzia il solido, gli si dà un colore che ci interessa a noi, si evidenzia sempre il solido. Diventano il solido. Non capisco cosa sta facendo, ma è possibile svuotare il corpo. Va bene. Andiamo su seleziona. Che cos'è che non svuota? Ma è tutto svuotato. Va bene. Vabbè, lo so. Evidenziamo. Visualizza colore. Grafica. Fine. E il lavoro è fatto. Come vedete, quattro passaggi per ottenere la nostra pala eolica. La possiamo fare pure più schiacciata o più allungata. Questo a seconda, mantenendo sempre il passo 2,50, dargli una lunghezza di 2, 2,30, 2,20, eccetera, si ottiene un risultato più schiacciato. Questo è tutto. E vi ringrazio dell'attenzione e un buon lavoro a tutti quanti. Arrivederci.